Nel 2017 Antonio Florio ha festeggiato i 30 anni di attività con il suo ensemble, oggi denominato Cappella Neapolitana. In questi 30 anni, grazie a questo lavoro, abbiamo potuto riscoprire inestimabili e sconosciuti capolavori della musica napoletana del XVII e XVIII secolo. Siamo nella storica biblioteca del Conservatorio San Pietro Maiella di Napoli, che accoglie la maggior parte dei tesori musicali della scuola napoletana, dalla musica antica del Cinquecento fino al 1800, e è conosciuta in tutto il mondo come la più straordinaria collezione di musica storica esistente. Questo primo momento così euforico di riscoperta con quei giovani membri del gruppo di Antonio, anche questa è una cosa rarissima, che sono rimasti praticamente come nucleo centrale sempre gli stessi dalle origini fino ai giorni nostri. Ci sono persone che hanno suonato ininterrottamente nel gruppo di Antonio da quando è nata la Cappella della Pietà dei Turchini fino a questa ultima versione del gruppo che si chiama Cappella Neapolitana, ma che è la stessa cosa, è un'unica stessa storia straordinaria.